È arrivato finalmente il momento di mettere le mani sulla nuova edizione Deluxe che Star Comics ha dedicato al cult dei cult, allo shonen per eccellenza, al manga che in qualche modo è entrato nelle case di tutti, Dragon Ball di Akira Toriyama. È infatti disponibile ormai da un paio di giorni, dal 18 maggio, il primo volume dell'Ultimate Edition. Ora, come molti di voi, anch'io ho conosciuto l'opera attraverso la sua trasposizione animata e quindi posso assicurarvi che la lettura del manga è un'esperienza a sé stante. Certo, se vi state chiedendo se ci sono grandi differenze di trama tra l'opera originale e l'anime, la risposta è no. Questo non vuol dire che il manga sia identico alla sua trasposizione animata. E poi godere delle tavole originali del maestro Toriyama non ha prezzo. Quindi, se vi foste chiesti da sempre come sarebbe stato seguire Dragon Ball nella sua versione originale, quella cartacea, adesso avete la possibilità di farlo. E soprattutto attraverso un'edizione ottima, la migliore in circolazione in Italia. Diamole un'occhiata insieme. Già solo tenendola in mano ci rendiamo conto di quanto sia un'edizione in realtà atipica, di pregio. Stiamo infatti parlando di un cartonato con sovracoperta, una scelta editoriale che nel mondo manga poche altre edizioni condividono. E a proposito di sovracoperta, diamole un'occhiata da vicino. Il fronte riporta gli stessi artwork lucidi in rilievo della precedente Perfect Edition, con cui condivide tanto ma solo all'apparenza. Il piatto posteriore ad esempio è molto diverso, ricalcando l'edizione Kanzenban giapponese. Questa volta avremo un retro differente dal fronte. In questo primo volume, ad esempio, troviamo la piccola illustrazione dedicata a Yamcha, accompagnata dal logo dell'edizione. La costa riporta invece il titolo dell'opera, il logo, il nome dell'autore e il logo dell'editore Edizioni Star Comics, questa volta posto in chiusura. Anche qui tutti inserti lucidi, in rilievo. L'immagine che invece vedete chiudere il dorso è solo una parte, la prima, dell'illustrazione che si verrà a formare una volta completata la collezione, che, se ve lo state chiedendo, sarà composta da 34 volumi. Tra l'altro devo aggiungere una cosa magari per molti banale e scontata, ma mi sono arrivate diverse domanda in merito. Dragon Ball, il manga, l'opera originale, non fa distinzione tra Dragon Ball e Dragon Ball Z. Si tratta di una serie unica, quindi in 34 volumi troverete raccolto tutto Dragon Ball. Per molti sembra che non sia così scontato, ci sta. Andiamo avanti. Diamo ora un'occhiata alla copertina perché è semplice ma davvero bella. Allora, il fronte ricalca l'illustrazione della sovracoperta, questa volta però in bianco e nero, accompagnata in alto a destra dal numero del volume, in questo rosso acceso che richiama la sovracoperta. Molto interessante il titolo che abbraccia il dorso e il retro, sul quale, sempre in rosso, è stampato questa volta il logo dell'opera, con l'iconico drago Sharon. Ma adesso andiamo alla parte importante, diamo un'occhiata al contenuto del volume. Aprendolo vi accorgerete subito della riproposizione del classico logo con Sharon che abbraccia la scritta Dragon Ball. Una scelta fatta sia per l'interno del piatto anteriore che di quello posteriore, in una colorazione che, devo dire la verità, non mi fa impazzire, ma è veramente un piccolo dettaglio. Troverete all'interno diverse pagine a colori, non solo in apertura, ma anche tra i 14 capitoli di cui si compone il primo volume. Un ultimo paio di considerazioni prima di lasciarvi. Le pagine, rilegate a filo, utilizzano una carta patinata che è perfetta. La campitura del bianco, il contrasto, il punto di nero, il tratto così pulito del maestro. Tutti elementi che vengono enfatizzati da questo tipo di carta. Su questo formato poi, che è più grande del tankobon ordinario, è una scelta perfetta. Ci accorgeremo della qualità soprattutto più in là, quando i volumi inizieranno a raccogliere tavole graficamente un po' più ambiziose. Ricordiamo che Dragon Ball è un'opera realizzata in quasi 11 anni. Vedrete lo stile del maestro Toriyama maturare o comunque cambiare con il corso dei volumi. Tra il fiocco rosso e la saga di Majin Buu ci passa in mezzo la storia del manga, letteralmente. Ultima chicca che non va assolutamente dimenticata è il fatto che si tratta di un'edizione con dialoghi e inserti rivisti completamente. Tutto questo in favore di una maggiore fedeltà rispetto all'opera originale. Insomma, il discorso generale è che difficilmente in futuro usciranno edizioni migliori di questa, perché in realtà c'è poco da migliorare. Certo, il prezzo, 15 euro, non è una barzelletta, soprattutto vista la quantità dei volumi. Però se fosse il vostro primo recupero dell'opera, o se invece aveste voglia di rifare Dragon Ball nell'edizione definitiva, questa è l'occasione migliore. Poi diciamoci la verità, in giro allo stesso prezzo si trovano volumi che valgono la metà di questo. Ovviamente se siete in possesso della Perfect avete tanti più fattori da valutare, lo capisco. Ciò non toglie che questa è davvero un'ottima edizione. Ringrazio Ubik Pescara per avermi fornito il volume. Se siete di queste parti invito ad affacciarvi perché hanno un'interessantissima sezione dedicata ai manga. Vi lascio le loro pagine social in descrizione se voleste darle un'occhiata. Per tutti gli altri invece, come sempre in descrizione, trovate il link Amazon per recuperare il volume. Vi ricordo che se comprate attraverso il link, per voi il prezzo rimane standard, mentre una piccola percentuale arriva al canale. E già che ci siamo, vi ricordo che per supportare il canale è attivo da pochi giorni il super grazie sotto ai video. Vi ringrazio in anticipo se doveste usarlo. Bene, questo breve video finisce qui, noi ci vediamo tra pochissimo con nuovi contenuti. Voi non dimenticate di iscrivervi.